Ragazzi, oggi sono nella bellissima Lecce. Il nostro Lecce Botteghe Tour è partito dal San Biagio Bistrò con caffè e pasticciotto. Buonissimo. È proseguito con la visita al Policastro Boutique Hotel, una dimora storica del 500 all'interno del centro storico, bellissima. La prima bottega di questo tour è stata la Degas, una sartoria artigianale specializzata in abbigliamento della danza, davvero qualcosa di unico. Ed eccoci arrivati nel laboratorio della carta pesta da Marco e Picochi, in uno scenario davvero incredibile all'interno di Piazza Duomo. E ora sganciamo le bombe con la Sapore Putea, dove ci hanno fatto assaggiare delle polpette a sugo stratosferiche. E dopo da Anime Terre con un workshop da parte dello chef Daniele Sambati su un piatto davvero squisito con i ricci di mare che noi abbiamo divorato. E passiamo alle ultime due botteghe di questo tour, Il e la Luna, dove realizzano delle opere d'arte di ceramica veramente stupende. E la pietra prende forma, anzi io aggiungo prende vita, davvero una maestria incredibile. E giungiamo all'ultima tappa della giornata da Baldieri Dolce e Salato, dove realizzano qualcosa di illegale. I rustici con pezzetti di cavallo, alla matriciana e cacio e pepe. Sono una droga, squisiti.